Bergamo per l'Inter si è chiuso oggi il capitolo Orrico. Per l'impegno l'hanno dimostrato anche oggi tutto il secondo tempo battendosi al meglio, quindi non vorrei che nessuno equivocasse. I primi ringraziamenti vanno ai giocatori dell'Inter, in secondo a Pellegrini e in terzo al pubblico dell'Inter tutto. Quindi... Scusi Orrico, mi scusi, sta parlando di dimissioni già formalizzate? No, formalizzate, le annuncio ora e quindi sono irrevocabili, quindi non c'è niente che faccio tornare indietro perché oramai ritengo che la mia presenza qui all'Inter a questo punto qui sulle valutazioni che faccio io sia più negativa che positiva, quindi è bene che tolga il disturbo e siano altri a proseguire il lavoro. Ma pensa di essere il colpevole di questa situazione, visto che i giocatori in fin dei conti sono quelli che vanno in campo? No, io credo, se no non darei le dimissioni se i colpevoli fossero altri, quindi credo, mi piglio tutte le responsabilità di questa vicenda e purtroppo ho fallito io, non l'idea che volevo portare all'Inter, che secondo me è valida e mi auguro che, anche se sono affari non più miei, che sia proseguita questa idea che mi pare lodevole e degna di un club come l'Inter. Queste le dichiarazioni di Orrico a fine gara raccolte dai colleghi Foglianese e Goria, ma scorriamo ora gli episodi di questa partita che ha visto l'Atalanta partire subito all'attacco e l'Inter subire. Un disastroso primo tempo per i milanesi che non hanno tirato in porta nemmeno una volta. Al 20° la prima occasione da gol per i bergamaschi con Caniggia che però colpisce il palo. Passano solo 8 minuti e Caniggia lanciato a rete viene spintonato in aria da Paganin, cade a terra ed è calcio di rigore. Bianchesi centra l'angolino e trasforma 1-0. C'è poi un lancio di Matteus per Berti che viene contrastato da Nicolini, per l'arbitro è simulazione. Berti rimedia la munizione ma riviste al rallentatore queste immagini dimostrerebbero decisamente il contrario. Il primo tempo si chiude con una cross di Perone per Bordin che sbaglia però clamorosamente con Zenga fuori causa. Nella ripresa l'Atalanta si chiude un po' in difesa favorendo così le comunque modeste sortite interiste. I bergamaschi però sanno sfruttare molto bene l'arma del contropiede. Qui è molto bravo Zenga a neutralizzare Valentini. Nella serata finale infine pioggia di monetine su Matteus mentre si accinge a calciare dall'angolo. Colpo di testa di Bergomi e Ferron salva in corner. A fine partita dimissioni per Orrico, soddisfazione per Giorgi. Ma io devo ringraziare i ragazzi che hanno compreso quanto desideravo ottenere nel tema tattico, nella lettura della gara. Direi che sono stati perfetti.